Allora, dunque, io, eccoci, ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti, sono Simona Bernabei, sono il referente pedagogico regionale Twinning per la Toscana. Questa sera siamo di nuovo, un nuovo appuntamento con i nostri webinar. Questa sera parliamo di collaborazione e qualità nei progetti. Prima di introdurre, di passare la parola ai miei colleghi, amici Laura Maffei e Simone Bionda, consentitemi di ringraziare USR Toscana, quindi la professoressa Daniela Cecchi che avete sentito poc'anzi, avete sentito e visto prima, e la dottoressa Antonietta Marini che ci supportano e non è solo un modo di dire perché il piano regionale e Twinning è veramente, diciamo, una creatura del lavoro del nostro gruppo Twinning Toscana e dell'ufficio USR Toscana Direzione Generale di Firenze. Questa sera, appunto, ci occupiamo di qualcosa di molto specifico. Questo è il quarto incontro della nostra serie di webinar. Questo, come tutti gli altri incontri, verrà registrato, come avete sentito, e verrà pubblicato poi canale YouTube del Etwin in Toscana, nonché ovviamente sulla portale dell'USR Toscana nella sezione DAD. Ci tengo ad aprire una piccola parentesi a questo proposito, avete voglia e tempo di navigare questo sito e il canale YouTube, ma anche il nostro profilo Facebook Twinning Toscana, troverete molto materiale perché noi abbiamo pubblicato tutte le registrazioni dei webinar che negli anni abbiamo fatto. Troverete anche materiale specifico sul CLIL, quindi un progetto Erasmus dedicato al CLIL, un progetto per lo staff che si chiama Team for CLIL, e appunto, se avete voglia e tempo, dicevo, trovate tanti materiali. Questa sera io con grande piacere presento Laura Maffei e Simone Bionda. Sono entrambi ambasciatori per la Toscana. Tra l'altro saluto anche altri amici ambasciatori, sicuramente ho visto Marina Marino in linea con noi, che è un'altra delle nostre ambasciatrici toscane. Via via poi magari si aggiungerà qualcun altro e lo saluto in anticipo. Dicevo, nel salutare Laura e dare il benvenuto a Laura e a Simone, presento Laura che è una delle ambasciatrici Etwinning per la Toscana. Oltre a essere ovviamente docente di lettere, Laura insegna a Colle Valdelsa ed è docente di lettere, è animatrice digitale, animatore digitale ed è, oltre ad essere un'ambasciatrice per la Toscana, è anche pedagogical advisor per l'unità internazionale Twinning, quindi per, diciamo, la casa base, la casa madre di eTwinning. Ormai voi siete esperti di eTwinning perché ci seguite da diverse settimane e quindi diciamo quello che fa Laura è dedicare la propria esperienza e il proprio know-how, diciamo, metterlo, condividerlo con altri docenti Twinning da tutta l'Unione Europea. Aggiungo io che Laura è anche una delle fondatrici e animatrici del gruppo, moderatrice e animatrice del gruppo eTwinning Virgilio, che è un gruppo, uno credo, dei gruppi di punta a livello di eTwinning internazionale, perché è un gruppo che nasce dall'idea di far muovere i primi passi agli utenti eTwinning nel mondo di eTwinning. Quindi, se, come speriamo, siete già iscritti ad eTwinning, avrete visto che c'è un'ampia sezione dedicata ai gruppi, e fra questi gruppi, Virgilio è uno dei gruppi di punta. Con Laura Maffei, questa sera c'è anche Simone Bionda. Simone Bionda stasera si parla di. Entrambi, devo dire, sono due docenti che negli anni hanno
conquistato tutta una serie di riconoscimenti importanti con il loro lavoro, tantissimi quality label e quindi certificati di qualità nazionali, internazionali, premi europei. Quindi, insomma, veramente stasera abbiamo la fortuna di sentire da loro le dritte giuste, per creare un progetto di qualità. In particolare, Simone, quest'anno ha vinto un premio nazionale, oltre a diversi quality label per entrambi i progetti che aveva candidato, quindi sia nazionale che europei, quality label, più il premio nazionale con un progetto bellissimo di cui sentiremo parlare. Io passerei la parola direttamente ai nostri amici. Vi ricordo che le domande le lasciamo in coda, quindi io adesso via via faccio un po' il ghost e vi pubblicherò via via il link alle domande, quindi sentitevi liberi di fare domande e noi poi in fondo in coda risponderemo. Vi ringrazio, cedo subito la parola a Laura, credo. Sì, vero? Ci siete Laura adesso. Sì, Ok. eccomi, perfetto. Allora, accendo anche un attimo la telecamera, giusto per salutare tutti. E, aspetto che mi condividiate la presentazione perché io non lo posso fare per un Sì. problema fra me e Teams che non è stato risolto. Allora, intanto saluto tutti, vi ringrazio per essere qui. Eccoci qua, allora questo è l'argomento di questa sera. Ci troviamo qui per discutere di qualità dei progetti twinning in generale, qualità dei progetti. Allora, dal punto di vista progettuale siete tutti molto esperti, diciamo che all'interno delle scuole italiane c'è una capacità di realizzare progetti di valore, insomma di qualità, che è effettivamente assodata ormai negli anni. Eccoci, ora si dovrebbe vedere bene. Allora, per quanto riguarda quindi i progetti, cosa succede? Che tutti noi siamo abituati a progettare sia dentro sia fuori i twinning, quindi parlo di un argomento comunque, parliamo di argomenti che sono per voi familiari, familiari per tutti. Qual è il problema di quando si realizzano progetti? Che molto spesso si trovano delle difficoltà a livello di disseminazione e a livello di documentazione. E questo è un po' quello su cui mi voglio concentrare in questa mezz'ora, 20 minuti che mi sono dedicati. Cioè, spesso vengono realizzati dei progetti di twinning, e non solo, noi parliamo di quelli twinning, di grandissima qualità, ma questi progetti mettiamo tutte le nostre energie come insegnanti nel realizzarli e non mettiamo le stesse energie nel documentarli. E siccome questi progetti, diciamo, arriviamo in fondo stanchi e siamo quasi in fondo, non mettiamo abbastanza, non dedichiamo abbastanza tempo alla documentazione, finisce che la qualità di questi progetti non è esaltata come si dovrebbe. Quindi non è facilmente leggibile. Io dico sempre che un ottimo progetto non ben documentato muore alla fine del progetto. Quindi se facciamo un bellissimo progetto nella nostra scuola ma non lo documentiamo bene, quel progetto muore con noi. E a maggior ragione questo succede in i twinning, e i twinning il cui scopo, la cui, diciamo, l'elemento intorno a cui tutto ruota è la condivisione, chiaramente fa in modo che sia premiato chi riesce a diciamo, spiegare meglio il percorso che ha fatto, perché così lo renderà leggibile anche ad altri. Sì, andava bene passare alla prossima. Siamo arrivati quindi praticamente ormai a maggio, e quindi si avvicina il momento del quality label. Allora, abbiamo fatto questa presentazione a tema Harry Potter perché l'idea è un po' che ci vuole un po' di magia, un po' di follia anche, per riuscire a progettare con successo, con divertimento, insomma. È in realtà poi in e-twinning, che è un po' la chiave, come tutti, gli insegnanti sono come i ragazzi: se non si divertono, non fanno, non raggiungono i risultati che sperano, e quindi anche noi abbiamo bisogno di questo. Diciamo che questo boccino d'oro che vola via, un po' come il quality label, questo è il mio progetto, La questo bambina è mi quello ascolta. che anche voi vedrete all'interno della vostra sezione, i progetti.
Per quello che riguarda i vostri progetti attivi, avete la possibilità fin da subito di fare l'application per il Quality Label. Allora, al momento in cui io qui ho evidenziato il mio desktop, al momento in cui fate l'application per il Quality Label, vi si apre una maschera all'interno della quale vi verrà chiesto di dichiarare come avete lavorato a questo progetto. In base alla vostra application riceverete o no il certificato di qualità. Cosa non dimenticare? Cioè, quando partiamo per fare questa application, che in genere viene fatta alla fine del progetto, e se il progetto non è finito, non la fate perché la domanda richiede che il progetto sia giunto alla sua conclusione. Prima di partire, non bisogna dimenticare alcune cose. Io ho messo qui l'immagine della ricordella, tin tin, avete presente come nel libro, che lampeggia, e finché lampeggia è bene che noi prestiamo attenzione. Prima cosa, mettere in ordine il Twin Space. Cosa significa? È vero che la qualità verrà data in base a ciò che voi dichiarate all'interno della candidatura. Ma le persone che valuteranno il vostro progetto non sanno, non vi hanno visto lavorare, non hanno visto i vostri ragazzi al lavoro. Quindi, oltre alle vostre parole, possono vedere solo quello che voi avete messo sul vostro spazio, sulle pagine che voi avete costruito. Lo spazio è il Twin Space, lo spazio di collaborazione, lo spazio dei twin. Questo spazio deve essere coerente con quello che io dico nella candidatura. Quindi è importante che questo spazio sia leggibile, sia comprensibile. Ora, nella slide successiva ho messo, ecco qua, allora, questo è il Twin Space. Mi riferisco, scusate, mi rivolgo a tutti ovviamente, a maggior ragione a coloro che hanno coniugato e-twinning con Erasmus. Cioè, quando i twinning diventa lo spazio della collaborazione online di un progetto Erasmus, a maggior ragione questo spazio deve essere leggibile, perché si tratta di un progetto anche più articolato. Allora, se vedete, c'è la home, le pagine, i materiali, sono le etichettine scritte in celeste e in verde, il forum, i meeting online, i membri. Si comincia dal primo, home. Io ho scritto sopra homepage, è uno stream, replica quello che può succedere per esempio sulla vostra home di Facebook. Cosa succede? Lo stream è quello che del progetto si vede dall'esterno, cioè lo stream può essere visto pubblicamente da chiunque ha il link. Quindi in questo stream non ci dovete mettere i prodotti che stanno nelle pagine, e ora vi spiego perché. Non ci dovete, no, mettere le foto dei minori se non hanno la liberatoria. È chiaro questo perché, no? Uno non ci pensa, ma quella home è la parte del progetto che viene vista da chiunque conosce il nome del vostro progetto o il link. Quindi quella pagina è sempre visibile. È quella, diciamo, la vetrina del vostro progetto. Non ci dovete mettere le foto di minori senza liberatoria, perché non è protetta da password, quindi la vede chiunque. Non ci devono essere messe le conversazioni, perché lì non è il posto per fare conversazioni. Le conversazioni stanno nel forum. Non ci dovete mettere i prodotti, e questa è la prima cosa, non so, la prima cosa che viene a tutti, il primo passo sono le presentazioni, la prima cosa che vi viene in mente è di mettere lì la presentazione. Lì non ci va perché? Perché come qualsiasi stream scorre, quindi quello che avete fatto a gennaio, il valutatore che lo vedrà non lo può vedere perché trova l'ultimo post, che è quello messo magari a giugno. E quindi non si può chiedere che si ripercorre a ritroso tutto il progetto per andare a vedere cosa avete fatto all'inizio. Lì ci stanno bene gli annunci, ci sta bene quello che del progetto volete far vedere da fuori. Passo successivo, quindi primo, passo successivo sono le pagine. Allora, mettete in ordine le pagine. Cosa vuol dire? Le pagine sono la storia del mio progetto, devono avere un ordine. O un ordine logico, quindi gli argomenti che ho trattato, cioè un ordine tematico, gli argomenti che ho trattato, o un ordine cronologico. Io seguo quello cronologico perché è più semplice. Più semplice, io ho bambini piccolini, fanno quest'anno una prima media, ma in generale prima, seconda, terza media.
hanno una certa competenza informatica, ora ce n'hanno anche di più, ma non è tanto comodo per loro riuscire a capire l'articolazione di un sito in sostanza. Qui queste pagine mi seguono un ordine cronologico, per me è abbastanza semplice muovermi all'interno. Non devono essere un milione di pagine. Perché? Perché è come leggere un libro con un milione di pagine, non ve lo legge nessuno e non è facile capire cosa è importante o cosa no. E poi in queste pagine devono ci devono essere messi i principali prodotti, sia individuali sia collaborativi. Se si può ritornare un attimo alla pagina precedente, allora eccolo qua. Io l'ho presentato così, ora ognuno fa come vuole, però guardate ancora, eh. Home si è detto. Pagine sono queste, le pagine, il nome glielo date voi alle pagine. Io faccio quasi sempre una pagina introduttiva dove spiego che cosa si fa in questo progetto, poi una pagina di presentazioni e poi i vari step. Io l'ho chiamato, qui si tratta di fare le valigie per un viaggio, step 1, step 2, eccetera. E sotto ho messo delle sottopagine per ognuna di queste. Perché? Perché anche i miei partner sappiano dove vanno i loro materiali di quel certo momento. In queste pagine le ho ordinate, banalmente le ho ordinate mese per mese, dicembre, gennaio, gennaio, febbraio e poi andando avanti avrei tutte le altre. Guardate che questo aiuta anche voi a tenere traccia di quello che state facendo, se il Twin Space l'avete strutturato voi, ma anche se ci state lavorando con i partner. Almeno si capisce, c'è chi fa anche proprio una checklist di chi ha fatto che cosa, però immaginatevelo come qualsiasi progetto, avreste un cronogramma di quello che state facendo e quindi a che punto sono del mio progetto e lascio una traccia anche per chi lo leggerà, che può essere il valutatore, può essere la persona che guarda il mio progetto e vede gli elementi di forza e perché no, insomma, anche gli elementi di debolezza, tutti ce l'hanno poi in un'annata come questa, a maggior ragione, ma può essere anche un altro insegnante che guarda il mio progetto e prende spunto per il proprio. Quindi, ripeto, al cuore di Twinning c'è la condivisione, anche diciamo di Erasmus c'è la condivisione, non si copia, ma si evolve, si migliora quello che già è stato fatto. Non c'è bisogno di scoprire ogni volta, ecco, l'acqua calda. D'accordo, possiamo andare avanti. Quindi nelle pagine la storia, il librino, qui c'è Edvige che guarda il librino, si racconta, le pagine raccontano l'itinerario che ha seguito il mio progetto, l'itinerario tematico o l'itinerario cronologico. Andando avanti, un altro punto molto importante, i materiali. Cosa succede? E questa è un'altra esperienza che tutti facciamo, produciamo tantissimo. Il bello delle scuole italiane, ma pian piano si sta sviluppando anche altrove, ma italiane soprattutto, i nostri ragazzi hanno una ricchezza straordinaria di materiali. Io dico sempre, i materiali che i vostri ragazzi producono, è certo che vanno condivisi, perché gli si dà visibilità, perché qualcun altro impara da quello che, è stato fatto. E anche per dare soddisfazione ai ragazzi, perché no? Non tutti possono andare nelle pagine, perché se siamo 10 partner e ognuno in una pagina ci carica 10 materiali, chiaramente la pagina viene pesantissima e lunghissima. Allora, si possono caricare sotto i materiali. Come vedete, ognuno di noi, ognuno dei partner ha creato delle cartelle e all'interno delle cartelle mette i propri materiali. Ecco, se tutti, cioè spesso ci sono insegnanti a cui è stato valutato il progetto magari con una valutazione non tanto alta, oppure la candidatura è stata respinta, dice ma io avevo fatto tantissimi materiali, prodotto tantissimi materiali. Beh, dipende, se sono in un posto invisibile, nessuno l'ha trovati, se non li hai caricati, nessuno può sapere che ci sono, li hai solo dichiarati, ma non si possono vedere. Se sono stati messi nella home, magari sono giù lontanissimi e non servono alla collaborazione perché non si vedono più. Quindi lo spazio, i materiali
possiamo andare avanti con le diapositive, costituiscono un archivio. Sono l'archivio del progetto. Questa qui, io che ci ho messo, mi sono immaginata così, la biblioteca di Hogwarts. Cosa succede? I materiali ce li potete mettere quanti volete, ma devono stare al posto giusto per poter essere ritrovati. Quindi, se si caricano materiali a giro, poi non li ritrovo più. Il principio è lo stesso che conosciamo tutti delle cartelline sul nostro computer. Tanto più chiara è l'etichetta che noi diamo, tanto più facile è ritrovarli. E calcolate che noi abbiamo difficoltà magari nel nostro computer a ritrovare quello che ci abbiamo messo noi. Immaginatevi il valutatore che va a cercarlo e non sa come si chiama. Quindi meglio organizzarli in cartelle, rendono chiaro chi ha fatto cosa e a quale stadio del progetto. E poi nelle pagine ci linko i materiali più significativi, che in genere sono quelli che sono stati fatti in modo collaborativo. D'accordo? Un altro passo, e una cosa da non dimenticare ovviamente, è di documentare gli incontri live. Ora, questo era un punto, vi giuro, il punto difficile di tutti i progetti fino a un anno fa. Perché? Perché un anno fa, fino a un anno fa tutti avevano paura a aprire uno strumento per fare un incontro in presenza tra studenti partner. Dopo la DAD siamo diventati tutti esperti. Chi usa Teams, chi usa Meet, chi usa Adobe, chi usa altro, però tutti sappiamo che ci possiamo incontrare come oggi più di 100 persone in presenza a parlare e che la cosa funziona molto bene. A volte meglio, a volte con qualche inconveniente, però che in genere la cosa può funzionare. In classe è una cosa che dà un'enorme soddisfazione a tutti, una cosa che esalta i ragazzi, veramente. E quindi, perché non documentarli? Una volta fatti, e vi assicuro che anche semplicemente my name is e si presentano, però vedere i ragazzi dall'altra parte, i ragazzi che stanno in una classe, poter fare due domande, utilizzare la lingua di comunicazione veramente per comunicare, è una cosa che per i ragazzi è importantissima. Siccome è importantissima, viene anche valutata, quindi documentateli questi incontri, basta uno screenshot. Se li fate all'interno del TwinSpace, ne resta una traccia. Il TwinSpace come strumento per la comunicazione live a Adobe Connect, eccolo qua, online meetings, se li create da qui, gli incontri, verranno automaticamente registrati, non registrati nel senso che vi fa il filmino, anzi c'è un sistema per registrare l'evento, ma non funziona, e purtroppo per dei problemi tecnici non ancora superati, e il registra però che l'evento è avvenuto. Quindi, importante, questi incontri sono un momento di incontro e collaborazione per eccellenza, ecco perché ci ho messo maghetti, e perché vanno messi in rilievo questi eventi, sono importanti. Perché? Perché i twinning, come dice la parola, electronic twinning, quindi incontro, gemellaggio elettronico. Questo incontro ci deve essere. Lì si dà la prova che i ragazzi hanno incontrato i loro partner o anche che i docenti hanno incontrato i docenti partner. Quindi metterli in rilievo, spiegare due parole per spiegare cosa si è svolto, quali strumenti, quali risultati. E qui vedete, insomma, c'è Ron con la bacchettina rotta, che purtroppo non tutto va bene, e gli altri, chi con il gufo, chi con la scopa, chi con il gatto. E però raccontare due parole per dire le scuole sono incontrate nel giorno, hanno parlato di questo, screenshot se volete, senza le facce, altrimenti se è sul TwinSpace viene lasciata traccia di quello che è stato fatto. D'accordo? L'ultimo punto, e poi lascerò la parola a Simone o alle domande se ci sono, non vi dimenticate le scadenze e le modalità. Le scadenze, perché? Perché dispiace se uno manca la scadenza e quindi il suo progetto va alla scadenza dell'anno successivo.
La nostra agenzia nazionale, così come tutte quelle che ricevono tantissime candidature, non esaminano le candidature una per volta via via che arrivano, ma danno una scadenza e tutte quelle dell'anno scolastico vengono esaminate a partire da quella scadenza. In genere l'application deve essere inoltrata entro il 30 giugno, giustamente quando ormai i progetti devono essere conclusi, per vedere giorno più, giorno meno, meglio verificare sul sito nazionale che è i Twinning Indire. Ricordarsi, sembra strano, ma un problema che si trova molto molto spesso è che gli insegnanti che hanno partecipato in team magari hanno partecipato tutti con il profilo di uno solo. Se partecipano tutti con il profilo di uno solo, solo quello avrà il quality label. Quindi è un riconoscimento che va alla persona e alla sua classe, ovviamente, ma individualmente a quell'insegnante. Quindi ogni insegnante che ha partecipato, se vuole che il suo lavoro sia riconosciuto, si registra, entra, presenta la propria candidatura. Chiaramente, una volta che non è entrato, i dati fondamentali del progetto saranno gli stessi, se apparteniamo alla stessa scuola, però il contributo sarà diverso. L'esempio è: io insegno italiano, storia e geografia. Nel progetto attuale ho lavorato più sulla geografia. La mia collega che insegna inglese si è concentrata sulla lingua inglese. Io ho coordinato il rapporto con i partner. La collega di arte ha coordinato la creazione del logo. Quindi i dati fondamentali del progetto, come li presenteremo nell'application, sono uguali, ma diverso è il nostro contributo, diverso è stato il nostro ruolo del progetto. E questo è quello che va sottolineato. Con questo finisco, vi dico soltanto che qualità dei progetti e-twinning non è diversa da qualità dei progetti. Un progetto bellissimo, se lo voglio presentare, devo saperlo raccontare. E per saperlo raccontare, devo permettere alle persone di saperlo leggere. Questo serve a fare chiarezza anche a noi, anche nell'ambito della progettazione per la prossima volta. Quindi qualità, progettazione, documentazione e disseminazione sono fortemente collegati. E pensateci, perché è così per tutti i progetti. Quindi torno a dire, c'è una varietà di progetti bellissima all'interno delle scuole che nessuno conosce e quindi che non ha un seguito, perché non sono leggibili dall'esterno. E-twinning ci dà questa possibilità, perché una volta che ricevete il quality label avete anche una visibilità straordinaria per la vostra scuola. Quindi questo passaggio è un passaggio importante. È vero che si arriva a giugno sconvolti, però è bene fare anche questo passaggio per dare al progetto quello che si è meritato. E con questo vi dico in bocca al lupo. La slide successiva è il prendere il boccino d'oro, e cosa che non è soltanto la qualità, ma è anche il coinvolgimento dei ragazzi, i risultati che si ottengono e la ricaduta che ha su di voi come insegnanti, sulla classe e sulla scuola. E con questo vi ringrazio e lascio la parola a Simone, o se vogliamo guardiamo se ci sono domande. Sì, prendo un attimo la parola io, Laura, per ringraziarti, come al solito, puntuale, precisa, e grazie per tutte le istruzioni per l'uso. Mi leggo a questo per dire che ci hanno chiesto nel foglio delle domande se possiamo condividere le tue slide. Penso che per te vada bene e le spediremo. Certo, insieme al link della registrazione le spedirà la professoressa Cecchi, quindi senz'altro sì. Io per adesso non ho altre domande, però invece
passare la parola a Simone, per chi si fosse collegato soltanto ora, Simone Bionda, docente di lingua e cultura spagnola, diversi quality label italiani e europei alle spalle, un premio nazionale quest'anno. E quindi, Simone, passo la parola a te e andiamo avanti. Dunque, Simo, io non ti sento. Non sento nulla. Adesso mi senti? Adesso sì, ti sento. Perfetto. Devo Chiedo. tornare. Si Sì. vede ancora la presentazione? Non si vede, no, si vede. Perfetto. È quello che ti ho scritto prima. Teams mi fa questo scherzo su questo computer. Ricondivido subito. Se no, condivido io, dimmi tu come preferisci. Allora, dovrei esserci. Se so che intanto mi sentite, questo è Sì, già importante. Perfetto. Ora si ottimo. vede anche. Sì. E allora riparto da qui. A te, Solo Simone. perfetto, a me sparisce solo la parte relativa alla nostra, al webinar, quindi mi spiace se ci fossero domande, ti prego di dirmele direttamente, così evitiamo cioè possiamo rispondere subito già mentre parlo. Ok, va bene, ci penso Allora, perfetto. io. Allora, riparto da dove è rimasta Laura, nel senso che ha dato secondo me molti consigli utili e interessanti. Premetto, data la mia connessione, non navigo sul mio TwinSpace, ma ho anch'io fatto degli screenshot per comodità. Quindi vedrete alcune cose in spagnolo, me ne scuso, però intanto spieghiamo semplicemente che cosa sono queste parti. Ho puntato soprattutto su il concetto appunto di collaborazione, visto che è il tema di oggi. Una cosa che vorrei sottolineare è questa: qualità, quality label. Sì, è una grandissima gratificazione per noi e per i ragazzi, però non è obbligatorio chiederlo. Anch'io ne ho avuti alcuni, ho fatto tanti progetti in questi anni. Non l'ho chiesto per tutti i progetti, ecco, l'ho chiesto quando veramente mi sembrava di avere fatto qualcosa di particolare rispetto al solito, ecco, quando mi sembrava davvero di poter far riconoscere una qualità un po' diversa. Va bene. Detto questo, anche molto fa la squadra, ecco, e se c'è una squadra di colleghi che si motivano a vicenda e che riescono a motivare i propri alunni, il gioco è fatto, si lavora molto bene, non c'è più l'ora e twinning settimanale, ma c'è l'anno o il quadrimestre e twinning, cioè si pensa, non dico che non si pensi ad altro, ma si pensa spessissimo al progetto, lo si inserisce all'interno del curriculum di ogni singola disciplina coinvolta in modo pieno, e quindi man mano che svolgo il mio programma, penso ogni volta viene abbastanza istintivo. Questa cosa forse potrei collegarla al progetto, ci leggo un'attività in più, la propongo ai colleghi. Quindi alcuni riferimenti ad uno dei due progetti che abbiamo presentato l'anno scorso con i due gruppi con i quali ho lavorato. Allora, collaborazione da subito con i ragazzi e da parte dei ragazzi. Abbiamo chiesto loro in questo progetto, già nella fase iniziale delle presentazioni reciproche, invece di partire con la solita mi chiamo Mario, vivo a Firenze e ho 16 anni, siamo partiti subito con una parte che adesso, a questo punto dell'anno, staremmo usando, stavamo all'epoca usando, all'interno del nostro programma. Insegnanti di
di spagnolo all'estero, cioè noi italiani e di altri paesi europei, e insegnanti spagnoli di liceo spagnolo, di bachillerato, che svolgono il loro programma di letteratura, quindi lingua e letteratura. Riuscivamo a fare, a lavorare, abbiamo deciso di impostare questo progetto solo a livello di letteratura, però nel corso degli anni li ho fatti relativi agli argomenti più svariati, li abbiamo fatti di scienze, li abbiamo fatti di geografia, di analisi del contesto sociale, la parità tra uomo e donna. Ricordo sempre, anni fa, ho fatto uno in lingua dei segni, senza conoscerla, l'abbiamo imparata per l'occasione. Intendo, è uno strumento, eTwinning, che ci permette veramente di lavorare con la classe e di utilizzarlo per coinvolgere i ragazzi a fare delle cose insieme. Allora, cosa abbiamo fatto ad esempio in questa fase iniziale? Abbiamo chiesto loro, abbiamo presentato loro un brano di letteratura in cui si parla dei detonatori, ciò che all'interno di ognuno di noi è il motore o la scintilla per accendere la nostra voglia di vita, il nostro voler fare, voler essere qualcuno, provare dei sentimenti. E facendo questo abbiamo chiesto loro di presentarsi collaborando, creando questo tabellone condiviso in cui appaiono spagnoli, italiani, spagnoli di Ceuta, E insomma, delle varie zone, poi in la cui tua chiera Comastri, Comastri. e c'è un microfono Poi acceso. l'ultima Scusateci, penso dovreste che per favore chiudere i anche microfoni. Scusateci, ok, per cortesia. Ma sicuramente non coincidono non perché sentono. sono Allora, infatti Beh, proviamo ad andare un po' con un po' di vado fortuna. avanti. Ok, Vai. quindi un modo un po' diverso. Ai ragazzi abbiamo chiesto di presentarsi a dei loro coetanei sconosciuti parlando direttamente di loro stessi, i ricordi, sensazioni che riportano dei ricordi profondi del passato alla memoria, in riferimento al brano letterario che avevano letto. E quindi ecco, si sono resi conto tra di loro di avere questa caratteristica comune, i ricordi portati ad esempio dai profumi di casa, il profumo dell'arancia che li riporta ai Natali passati, il profumo di pietanze cucinate in casa che li riportano a pensare ai nonni regolarmente, a tutti, Italia, Spagna, Francia, questo è comune, Toscana, Bologna, non cambia niente, il cibo si ricollega ai nonni, insomma un modo di rompere il ghiaccio, entrando subito in confidenza, provando subito ad aprirsi agli altri. Come però si possono fare esempi impegnativi come questo, c'è sempre l'attività più comoda e più bella, che è quella della scelta del logo del progetto, che fanno tutti, anche ai livelli più semplici, ai livelli di primaria, ad esempio, fanno dei lavori veramente eccezionali, perché organizzano delle gare e poi vengono, ovviamente, queste tutte documentate all'interno dei materiali, all'interno del Twin Space, e quindi sono poi quello che dimostrano agli eventuali, anzi ai futuri valutatori, che c'è stato un lavoro proprio capillare da parte delle varie classi, dei vari alunni. E quindi appunto anche questa un'attività come la scelta del logo può essere molto importante per dimostrare che c'è stato un lavoro condiviso nelle scelte sin dal principio. Come diceva Laura, le pagine sono un elemento molto importante già durante lo svolgimento del progetto, secondo me, perché soprattutto quando alcuni progetti diventano lunghi o molto densi di materiale, ecco, noi stessi a volte fatichiamo a ritrovare i punti. Sto arrivando ora a fare un'attività determinata ai miei alunni, che magari gli altri hanno già fatto 15 giorni fa, dove gli spiego che la devono inserire, allora vado a recuperare. Se, come dicevamo prima, come diceva Laura,
è tutto diviso, organizzato in periodi o ad esempio in argomenti, è molto più semplice organizzare la cosa e presumibilmente è più semplice anche per i valutatori riconoscere i vari aspetti del progetto, le varie parti. Quindi organizzare le parti, le pagine in sezioni, dare loro un ordine appunto preciso in modo che si possa risalire a come e per quanto tempo sia stato svolto il lavoro. L'anno scorso abbiamo avuto tutti i problemi, ovviamente dal 5 di marzo in poi, e sono cambiati tutti i progetti improvvisamente, logico, li abbiamo dovuti gestire quasi esclusivamente a distanza. E chiaramente le pagine organizzate in un certo modo hanno permesso ai valutatori di capire sino a che punto il progetto fosse stato portato avanti in presenza al 5 marzo e da quando poi si fosse svolto a distanza, con la conseguente diminuzione di carico di lavoro caricato online, di possibilità di elaborazione dei materiali, ovviamente. Quindi questa cosa poteva aiutarci in un certo senso a far comprendere che non è sempre stato al massimo delle nostre possibilità, o almeno come avremmo voluto, il progetto in questione. Soprattutto pagine pertinenti al progetto, ecco, è inutile inserire per riempire pagine che con quello non abbiano molto a che fare, non lo so. Magari istintivamente vorremmo inserire una pagina dedicata ad una festa svolta nel nostro istituto, all'interno della quale, tra le tante cose, c'è stato anche, non lo so, una presentazione di una torta con il simbolo, con il logo di Twinning sopra. Ecco, è bella, un'idea carina, simpatica, però magari va a riempire una pagina che non ha a che fare direttamente con il progetto in questione, ma magari con un progetto a lato, a parte, o con qualcosa che ha a che fare con un programma Erasmus che con il progetto non ha nulla a che vedere. Quando presentiamo, parliamo di collaborazione nella candidatura e diciamo che è stata molto importante, che i ragazzi hanno comunicato tra loro, i bambini, a seconda dell'età, hanno comunicato da loro, ecco, pensiamo che poi questa cosa verrà verificata. Chiaramente, se dico che i ragazzi hanno comunicato tra loro tramite i forum, e nei forum ci sono magari 5, 6, 15 messaggi per forum, se io da solo ho iscritto 30 alunni, l'altro collega 30 e altri 90 sono in Spagna, 15 messaggi, vuol dire che in realtà di scambio ce n'è stato davvero poco. Forse è meglio cercare davvero di metterne pochi, di temi di discussione, ma assicurarsi che, ecco, che ci siano diversi apporti da parte degli studenti, 262 messaggi, 85 su un argomento specifico, 114, insomma, gli si dà poco, ma si devono confrontare lì, bisogna fare in modo che effettivamente parlino lì. Le videoconferenze, anche queste, come diceva Laura, vanno documentate. Uno screenshot è perfetto, anche se magari non siamo al massimo della forma in quel momento, però le mettiamo in una pagina dedicata. Ad esempio, in questa parte noi abbiamo creato una sezione videoconferenze dedicata agli incontri online dei docenti e degli insegnanti. E abbiamo messo appunto, questa ho fatto lo screenshot per dare un'idea, gli incontri online anche tra insegnanti sono molto utili, quindi ce n'è un iniziale, una coordinazione per il secondo semestre, una per un secondo blocco, se ne aggiunse un'altra per quando si passò tutti alla didattica a distanza. E insomma, l'incontrarsi e decidere i passi successivi è molto utile, e anche questo va a dimostrare quanto lavoro ci sia dietro il progetto, quindi è giusto documentare anche questo, è utile. E lo stesso abbiamo fatto, si vede sotto, con le riunioni con gli alunni, e poi ecco appare già la parte di diffusione del progetto,
altri tipi di collaborazione, anche questi rimasti poi presentati all'interno del Twin Space, ecco, scambi di cartoline, scambi, questa è una cosa molto semplice, non è digitale per nulla, può essere fatta proprio anche con i piccoli, lo fanno volentieri, ricevere le cartoline dai compagni stranieri è sempre un piacere, un'emozione. Noi ad esempio, sempre per collaborare in modo che poi lasciasse un risultato, l'anno scorso in uno dei progetti abbiamo progetto su Federico Garcia Lorca, abbiamo creato un giardino in ogni scuola, un giardino lorchiano l'abbiamo definito. I ragazzi hanno analizzato in gruppi misti opere di Lorca, hanno individuato piante, fiori tipici dell'immaginario andaluso, ma non soltanto, e poi nello scambio di cartoline natalizie che abbiamo deciso di fare per entrare un pochino più in contatto fisico diretto, abbiamo chiesto loro di far sì che ogni scuola inviasse alle altre sementi, alcune sementi o tipiche della propria località o legate a questi poemi letti, e di conseguenza ognuno di noi ha ricevuto sementi dalle varie scuole, le ha piantate o le ha fatte piantare e ha ottenuto poi a primavera, non tutti in realtà, i risultati avrebbero potuto essere decisamente migliori, ma complice il Covid, eccetera, malgrado ciò siamo riusciti comunque a creare appunto alcuni di questi giardini, abbiamo inserito le foto nei materiali, nella parte apposita, in modo che i valutatori li potessero trovare. Anche quello è stata un'esperienza divertente. Dicevo, abbiamo nel nostro giardino a scuola, abbiamo una palma che arriva da Ceuta, piccolina ancora, però penso che non ci fosse mai stata in precedenza. Questa è stata una cosa, anche questa, una collaborazione un po' particolare. Ancora una cosa, vado veloce per non avere, per lasciare un po' di spazio per le domande eventualmente. I gruppi misti, questa è un bel tipo di collaborazione. Sembra difficile, nei miei primi progetti non l'ho mai fatta perché ho sottovalutato incredibilmente i miei alunni. Quando mi è stata proposta la prima volta l'ho accettata a mio malgrado con tutti i dubbi che avevo, in realtà poi mi sono reso conto che, del fatto che funziona. Questo è un esempio, abbiamo creato gruppi misti, gruppi nei quali ci fossero un po' di alunni italiani, un po' di spagnoli, un po' delle varie scuole, e abbiamo creato 7 gruppi e 7 forum corrispondenti. Gli abbiamo detto: dovete fare un lavoro sulla vita, in questo caso di Lorca, le varie fasi della sua vita, ve lo dovete gestire tra voi, dovete trovare il modo. Sono parti abbastanza corpose della sua vita, dovete decidere cosa raccontare di quella fase, chi racconta cosa, chi la rappresenta e come. Noi vi diamo una scadenza, vi diciamo che cosa valuteremo, cosa ci interessa che ci sia, organizzatevi. Io ai miei, ad esempio, ho detto: guardate che questa parte verrà anche valutata e andrà a far parte del voto di orale che vi do su Lorca, sulla parte di letteratura di questo periodo. Quindi il lavoro svolto per il progetto mi è servito poi anche per la valutazione mia di disciplinare, diciamo. Questo cerco di farlo sempre. Un'altra cosa, ad esempio, per la diffusione del progetto, ma che resta poi anche come prova del lavoro fatto, abbiamo lanciato un hashtag l'anno scorso leggendo la Casa de Bernarda Alba, sempre di Lorca, un hashtag chiamato appunto Instalba, Instagram Casa de Bernarda Alba, mentre leggevamo l'opera, mentre i ragazzi leggevano l'opera, hanno seguito il filo Instalba creando dei post su Instagram come se fossero i personaggi dell'opera, e quindi c'erano post della madre che nell'opera tiene segregate le figlie, post del tipo: ah, è sabato sera, le ragazze stasera vorranno uscire, vado a chiudere la porta, oppure i profili di presentazione,
E i profili di presentazione sono stati molto interessanti perché le ragazze, per poterli, gli alunni, per poterli creare, hanno dovuto capire in profondità anche i personaggi in questione. Quindi nella descrizione sono una persona cruciale nella mia vita, sto vivendo segregata in casa, ho una pessima relazione con mia madre. In pratica riportavano esattamente le caratteristiche del personaggio che stava mettendo il post su Instagram in quel momento. Questa è una cosa che ci permette poi di far sì che i valutatori possano risalire anche cercando l'hashtag in questione al lavoro che è stato fatto nel corso di quel periodo. Documentiamo anche la valutazione, perché è uno degli elementi che vengono valutati nei progetti, se il lavoro che si è svolto sia stato valutato. Valutato e valutazione si intende molto. Può essere utile iniziale, intermedia, quella finale, relativa a noi stessi, ai noi insegnanti, relativa ai ragazzi, a livello curricolare, cosa hanno imparato in riferimento al programma, grazie al progetto che abbiamo sviluppato. L'anno scorso, ad esempio, l'abbiamo proposto anche alle famiglie. I miei ragazzi, nell'altro progetto, hanno fatto veramente tanti lavori in casa durante il lockdown, nei quali le famiglie, immaginato, li vedono che si stanno vestendo da opere d'arte del Museo del Prado, stanno facendo i selfie, stanno usando programmi per mettersi i fumetti come se fossero personaggi dei quadri di Velázquez o di Goya. Mi sono chiesto, ma queste famiglie che sono preoccupate per i ragazzi chiusi in casa, che vedono che malgrado tutto stanno facendo delle cose un po' pazze senza poter uscire di casa, si creano delle tuniche con i tendoni delle finestre, una mamma mi ha detto, accidenti a lei, mi ha detto, ha ragione, come l'hanno presa le famiglie? Quindi abbiamo, ad esempio, in questo, nell'altro progetto, ho creato un Padlet per le famiglie, ho chiesto ai ragazzi, spiegate a casa come funziona Padlet, passaggio di competenze ai genitori, e glielo fate compilare, gli fate scrivere che cosa hanno notato, se secondo loro sia stata una perdita di tempo. Ricordategli che è assolutamente anonimo, quindi non scrivono chi sono, mi dicono solo mi è piaciuto o no. Il risultato fu veramente soddisfacente. Termino velocissimamente, la diffusione del progetto, i risultati, come diceva Laura prima, non teniamo il progetto chiuso solo tra noi, mettiamolo sul sito della scuola, condividiamolo ovviamente, condividiamolo con il consiglio di classe, in fase di programmazione, già all'inizio dell'anno, se non ho ancora deciso nulla, ma so che lo voglio fare, lo indico, progettazione, la classe parteciperà a un progetto e-twinning in inglese, in spagnolo, in italiano su in qualche argomento che ci servirà a livello legato al programma, ecco, a livello curricolare. Cerchiamo di farlo apparire, perché non solo appunto per poter dimostrare ciò che è stato fatto, ma proprio anche per i ragazzi, per la nostra scuola, per fare vedere anche fuori che facciamo cose che cercano di motivarli, che cercano di dare loro quella marcia in più ad affrontare la materia. Ecco, siamo arrivati alla fine, il buon lavoro che ha inserito qua Laura con il boccino d'oro, penso di essere riuscito a togliere, o è ancora condivisa? No, ci sei tu ora, ci sei tu. Benissimo. Ecco, ho fatto un po' di corsa adesso, ma volevo lasciare almeno questi 5 minuti finali alle domande. Nulla, non posso che dire con Laura buon lavoro a tutti. E nel caso ci fossero davvero domande anche nei prossimi giorni, sapete come contattarci e scriverci. Certo, allora grazie mille anche a te Simone, grazie per... sono arrivati anche dei complimenti ai progetti, al Giardino Lorchiano, e quindi ecco, poi magari adesso forse visualizzi anche tu la chat e puoi vedere. Allora, le domande ci sono, io ve le girerei.
E dunque, a parte, ripeto, la richiesta delle slide, che anche per te, Simone, la stessa domanda, condivideremo le vostre slide, tramite l'ufficio OSR. Passerei alla prima domanda, che farei alla Laura. La collega Ramaciotti ci chiede, poiché ha intenzione di avviare un progetto estivo, la collega Ramaciotti insegna la secondaria di secondo grado, infatti il progetto prevede la collaborazione dell'istituto fra due classi dello stesso istituto e su un tema legato all'alternanza scuola-lavoro, ex alternanza scuola-lavoro. Trattandosi di due classi dello stesso istituto, però, mi dice: non posso fare un progetto, ma vorrei documentarlo sfruttando i twinning, anche perché ovviamente d'estate sia noi che i ragazzi, almeno fino a prova contraria, saremo a distanza. Cosa mi suggerite di fare, Laura? Ci siamo. Allora, l'argomento è piuttosto interessante. Allora, ho provato in questo momento. Allora, per poter documentare sui twinning bisogna aprire un progetto, cioè ci vuole un twin space su cui lavorare. Per avere il twin space ci vuole un progetto. Allora, ho guardato in questo momento perché, come misura eccezionale in tempo di Covid, era stato permesso di creare progetti anche all'interno dello stesso istituto. Ora, io chiedo anche agli ambasciatori che sono presenti qui se ricordano meglio di me. Allora, non so perché avevo l'impressione che questa cosa non fosse più possibile. Invece ora vista la domanda, ho fatto una prova. Il sistema mi permette di registrare il progetto con una collega del mio stesso istituto. Quindi non sono arrivata in fondo alla prova, quindi immagino che sia possibile, però ancora tecnicamente, se poi la cosa sia gradita, non lo so. Allora, io devo dire, quindi per poterla documentare sui twinning è necessario creare un progetto. Siccome l'idea è buona, francamente, se lo dovessi fare io, mi gemellerei magari con una collega di un istituto vicino, pur di poter aprire il progetto. Credo però che sia possibile farlo anche con la collega dello stesso istituto. Va detto che diciamo, credo che sarebbe buon senso che i twinning andasse in questa direzione, anche perché le ultime indicazioni sulla scuola sono di poter prolungare le aperture attraverso una sorta di progettualità nel periodo estivo delle varie scuole, e chissà quanti potrebbero utilizzare questo strumento per far lavorare i ragazzi anche a distanza in una maniera sicura. Quindi momentaneamente dovrebbe essere possibile registrarlo anche con la collega. L'idea è buona, non fosse possibile registrarlo all'interno dell'istituto, io chiederei a un istituto in rete, insomma, se lo posso registrare insieme a loro, poi ci lavorate come volete. Non credo che cerchiate in questo caso, cioè cercate uno spazio sicuro per farli collaborare e per documentare. Chiaramente sappiate che i progetti registrati a livello nazionale, ancora di più col collega d'istituto, ovviamente non possono avere il quality label europeo, perché sono fra due paesi dello stesso, italiani. Quindi non so se Laura, sì, Simone vuole aggiungere. volevo aggiungere io una cosa, perché nel frattempo avevo scritto Alessandra Tosi dell'Unità Nazionale e mi ha risposto che per il momento è ancora consentito registrare progetti fra docenti della stessa istituzione scolastica, il che mi lascia pensare che, diciamo, siccome questa cosa era stata fatta anche per consentire a noi in tempo di emergenza, diciamo che insomma è semipassata da questo punto di vista, di poter collaborare anche a distanza con colleghi della nostra scuola, probabilmente io immagino che fino a tutto quest'anno scolastico sarà possibile. Poi probabilmente dall'anno prossimo, chissà, cambieranno le cose. Comunque questo è quello che mi ha detto eTwinning Italia. Perfetto, quindi informazione
utile, insomma, sì, e ufficiale. È ufficiale. Grazie mille, Laura. Allora, la seconda domanda la faccio a Simone, ed è una domanda che solleva una questione un po' spinosetta, e cioè cosa fare, Simone, se uno o più partner non hanno collaborato danneggiando i risultati del progetto? Ora, non... cioè, chiaramente qui in chiave quality label, ma anche in chiave, come si diceva con Laura prima, qualità del progetto in assoluto. Cioè, che succede quando un partner ci molla e dobbiamo fare tutto noi? Probabilmente neanche tanto ci danneggia, ma magari ci molla e ci mette in una condizione di dover lavorare di più o in modo molto più faticoso. Simone. Sì. È un problema grosso, è il motivo per cui l'ideale sarebbe non fare mai progetti solo a due se non si conosce molto bene il partner, perché si rischia appunto di restare a piedi, cioè di restare a metà progetto e non poterlo completare. Quando il numero è maggiore, se si riesce a portare comunque avanti il progetto, bene, non cambia nulla, anche a livelli di qualità si può lavorare molto bene. Chiaro che se si è pochi, anche in due o in tre, e c'è un insegnante molto motivato che ce la mette tutta con gli altri due, ma effettivamente questi altri, magari perché ha le prime esperienze o per mille motivi, faticano a rispettare il ritmo con i loro studenti, ne va della qualità del progetto. Immagino che anche un valutatore che lo veda si renda conto che lo sforzo è tutto da una parte e quindi magari non si riesca ad ottenere il quality level. E direi che in una situazione di quel genere arrivare in fondo con i ragazzi e portarli a dei risultati finiti che loro vedano, mi sembra che sia già una grande soddisfazione, ecco. E Simona, al microfono, ti si è... Vabbè, ormai metà del cervello, quel poco che rimaneva ancora in vita e si è spento. Scusate, io parlavo e dicevo cose, no? Dicevo, ti ringraziavo e stavo passando alla domanda successiva, che riguarda proprio la programmazione disciplinare in relazione ai progetti twinning. E la faccio a Laura. Come viene inserito nella programmazione un progetto twinning? La collega Paola Loffredo ci dice: io ho solo 2 ore per classe a settimana e sto muovendo i primi passi in un progetto twinning. Vorrebbe capire come poter sfruttare al meglio la possibilità. Laura, con 2 ore a settimana. Ok, allora sono contenta, spero che la collega ci sia ancora perché è anche la situazione mia. Quindi io in una delle mie classi ho geografia e quindi ho solo 2 ore per settimana. Chiaramente lavoro molto di più nella classe in cui ho italiano perché ho lettere e quindi mi copre molte più ore. Però allora proprio tecnicamente, come lo inserisco nella programmazione, va bene ovviamente dal punto di vista tecnico proprio, lo dichiaro al momento dell'apertura del progetto, lo dico in consiglio di classe, se lo faccio a settembre viene inserito anche nel POF, chiedo che venga inserito nel POF come qualsiasi attività progettuale. Per la gestione delle 2 ore in classe, francamente, presento il progetto prima ai ragazzi. Questo dipende molto dal livello di scuola, eh? Per esempio, avessi una primaria non lo potrei fare. I miei che sono di secondaria di primo grado sono molto più indipendenti, quindi presento bene il progetto. Di queste 2 ore che ho per settimana, ne dedicherò una al mese, a volte 2 al mese, insomma, non di più. Però essendo, cioè io in seconda media ho geografia, che è la geografia d'Europa, e quindi è veramente curricolare. Loro vedono gli abitanti di quei paesi che studiano sul libro, è anche una cosa bella, no? Che si rendono conto che quelle persone esistono veramente, non è solo pagine del libro, e studiare uno stato. Quindi è legato fortemente dal punto di vista curricolare. Spiego bene il progetto all'inizio, dopodiché una parte del lavoro loro lo svolgono facendo login a casa da soli su TwinSpace.
e quell'ora o due ore al mese le passiamo insieme, guardando insieme materiali, selezionando quelli che vogliamo caricare, oppure per esempio collegandoci un mese delle due ore, una ci colleghiamo con i partner. In genere sì, quasi sempre, almeno un collegamento, ora tutti i mesi, sì, ci si fa a farlo tutti i mesi. Quindi una parte in classe, una parte rende autonomi gli studenti, ora lo so, ora è molto più facile, dopo che hanno fatto la DAD sono abbastanza autonomi. Una volta che gli ho spiegato come entrarci sul TwinSpace, poi vanno da soli, ecco. Grazie mille Laura. Prego. Ho una domanda per Simone, e la domanda è: cosa si intende per gruppo misto e perché hai detto che all'inizio eri scettico? Per gruppo misto, costituito da un gruppo misto di studenti di varie scuole, e quindi costretti a lavorare insieme, costretti tra virgolette, a comunicare per forza nella lingua straniera. Quindi ero scettico inizialmente perché dicevo la cosa automaticamente li bloccherà, avranno paura ad affrontare una cosa di questo genere, parlano spagnolo con me, lo parlano con la lettrice, ma anche negli anni precedenti, in altre scuole, professionale, eccetera, dicevo non si butteranno mai, e ho sbagliato perché invece è l'opposto. E quando poi sanno di comunicare con gli altri e devono farsi capire, perché io la scadenza gliela do, devono farlo, hanno due settimane per presentare qualcosa, allora sì, si buttano, lo fanno, e lo fanno molto volentieri. Era in questo senso, i miei dubbi erano questi, ma sono sfumati subito, poi dopo le prime esperienze sono sfumati decisamente. Ok, benissimo. Allora, dunque, procedendo con la domanda successiva che giro a Laura, un collega e una collega ci chiedono: in che modo si entra in contatto con i gruppi delle altre scuole, e cioè quanti incontri online e quante comunicazioni in chat? Che cosa intende? Non so se il collega o la collega che ha fatto questa domanda sia ancora con noi. Ma comunque la risposta è facile: tanti certo, tanti, sì. Allora, no, scherzo, cioè non sto scherzando, loro ho messo a sorridere, ma allora, in che modo si entra in contatto i partner, in che modo si entra in contatto con i partner? C'è un forum di ricerca partner, si può aderire all'idea altrui oppure presentare la nostra. È molto facile, c'è una grande adesione, insomma, è facile trovare partner. Una volta trovati partner, se i gruppi, si parla invece di gruppi di alunni, i gruppi si creano insieme al collega partner. Quanti messaggi ci vogliono? Tanti, e in proporzione alla quantità di ospiti, sì, di ospiti, scusatemi, ora guardavo ospiti perché guardavo la chat, in proporzione alla quantità di partner. Quindi se abbiamo 5 partner, mandiamo una mail, ci rispondono in 5 e poi noi dobbiamo scrivere altre 5, si riproducono. Se i partner sono 10, si va, da ogni messaggio ne escono altri 10. Questo è bene saperlo, sì. È una, quando si dice time consuming, è una cosa che richiede tempo. Francamente, partiti bene è anche divertente, insomma. Certo. È vero però che richiede quanto una, ora quanti incontri online, cioè io direi che per esempio io ho un gruppo quest'anno di partner veramente tanto tanto buono, e io scrivo una volta ogni 15 giorni, quando va bene anche una volta al mese, ecco, però poi devo rispondere a quello che loro a loro volta mi rispondono, quindi un po' di impegno in questo senso. Sì, tenere le fila effettivamente, come dicevi tu, è time consuming, però forse è anche l'aspetto divertente, uno degli aspetti divertenti della collaborazione, soprattutto emergono anche poi tante volte le differenze culturali, no? Da questi scambi che ci sono. No. Allora, l'ultima domanda, devo dire tante domande stasera, la faccio a Simone. Allora, Simo, alla fine della realizzazione di un progetto Twinning, esiste una scheda di autovalutazione, per cui esiste il modo di confrontarsi fra
partner e quindi darsi un feedback reciproco e dire ok, questo è andato molto bene, questo meno, avremmo potuto farlo meglio, come possiamo fare eventualmente la prossima volta? Ricordo molto bene, volevo dirlo prima, infatti me ne sono scordato perché non l'ho messo nella slide. L'anno scorso, proprio nella pagina dedicata alla richiesta, no? Alla richiesta del Quality Label, c'era, mi pare, o direttamente sulla pagina o un link ad una serie di domande di autovalutazione. Diceva, per presentare, se rispondi in modo affermativo a tutte queste domande, allora presenta il Quality. Se anche solo in una di queste ritieni di non poter rispondere in modo affermativo, allora vuol dire che quell'aspetto nel prossimo progetto dovrai curarlo di più. Ed erano domande abbastanza specifiche che avevano proprio a che fare con gli aspetti di cui abbiamo parlato questa sera, quindi la collaborazione, la partecipazione dei ragazzi all'interno delle attività, partecipazione diretta, non solo nello svolgere i lavori. Quindi nell'entrare nei forum, comunicare tra di loro, direi che sì, che questa era la cosa fondamentale. Poi dipende anche dai paesi con i quali lavori. L'anno scorso qualcuno, forse gli spagnoli, avevano addirittura una sorta di griglia di valutazione che viene usata in Spagna, però a loro serviva proprio come riferimento. Questa cosa abbiamo pensato, ad esempio di safety, la parte sulla netiquette da tenere all'interno del progetto, ma anche la parte sulle safety, cioè far riflettere i ragazzi sui rischi online, eccetera, in ogni programma, ogni progetto andrebbe inserita. Viene molto apprezzato. Ah, scusami, grazie mille. Tra l'altro io aggiungo a questo proposito, e con l'occasione saluto anche Riccardo Ricceri, che è un altro dei nostri ambasciatori per la Toscana, che è con noi questa sera, che stiamo, in particolare Riccardo, si sta occupando di mettere insieme una serie di domande ricorrenti, domande frequenti, diciamo, perché ho un po' di pudore di pronunciare essendo una docente di inglese, ho un po' di pudore nel pronunciare l'acronimo, e quindi insomma presto le metteremo a disposizione, perché naturalmente essendo un gruppo di persone che lavorano tanti anni sui progetti twinning e avendo tanta esperienza, abbiamo pensato insomma di fare un servizio utile, ecco, quindi stay tuned, come si dice, e avrete notizie su queste domande frequenti. Allora, io direi che sono le 17:43 e saluterei tutti quanti, grazie mille. Naturalmente, se avete domande e volete mantenere insomma un contatto con noi, i nostri indirizzi sono reperibili sul sito eTwinning Indire, con tutte le nostre email e le email sia del referente istituzionale Daniela Cecchi, a cui passo una parola prima dei saluti, se vuole aggiungere un'ultima cosa, e vi diamo appuntamento a presto, perché le nostre iniziative continueranno poi più in là e anche alla ripresa, diciamo, poi dell'anno scolastico, che sarà a settembre. Quindi non sappiamo ancora come, non sappiamo ancora se in presenza o in webinar. Sicuramente continueremo con i nostri webinar. Daniela, vuoi dire qualcosa? Saluto, ringrazio tutti, ringrazio i relatori, bellissimi i vostri progetti, e mi è piaciuto tanto ascoltarvi. Ci vediamo sì a questo punto a settembre, speriamo in presenza. Noi abbiamo programmato un sacco di attività in presenza, se no si trasformeranno come d'abitudine in webinar. Speriamo di no. Per quanto riguarda il materiale di oggi, ve lo anticipo appena mi arriva, ve lo anticipo subito per le vie brevi, poi sarà pubblicato, ma intanto lo anticipo a tutti quelli che erano presenti stasera. Grazie di nuovo, grazie a tutti e arrivederci. Benissimo, grazie davvero. Ringraziamo anche Antonietta Marini, la dottoressa Marini USR, ringrazio ovviamente la professoressa Cecchi USR, referente istituzionale Twinning Erasmus.
Ringrazio soprattutto, consentitemi, la professoressa Maffei e il professor Bionda per le loro presentazioni e ringrazio voi che avete partecipato e vi diamo appuntamento a presto, non prestissimo ma presto, e buon lavoro e buone twinning e buona Europa a tutti quanti. A presto. Grazie.